Ciao a tutti amici di Officina 3D, mi chiamo Andrea Di Nale, questo è il mio primo contenuto video per il canale. E perdonatemi per la location e per la scarsa qualità dell'illuminazione, non sono ancora attrezzato. E vediamo l'argomento di oggi. Io mi stavo chiedendo se ho una stampante di quelle vecchie, diciamo, di qualche anno fa, di quelle prima dell'epoca della stampa ad alta velocità, sono costretto a stampare sempre lentamente? Altra domanda, ma se io compro una stampante da 600 mm al secondo, stamperò il doppio della velocità rispetto a una stampante da 300 mm al secondo? No, la risposta è no ad entrambe le domande. Dipende molto dal tipo di stampa, dipende moltissimo dal materiale e dipende tanto anche da come si effettua lo slicing. E lo capiremo adesso nel corso del video passando allo slicing. Ma prima di entrare nel vivo dell'argomento, volevo ricordarvi che con Officina 3D abbiamo realizzato un community map, si chiama, quindi un portale dove ci si può registrare gratuitamente, anche se non si è membri della community, diciamo, ben venga se vi abbonate anche al canale, ma comunque è aperto a tutti. Questa community map ci permette di condividere la nostra posizione con gli altri utenti, approssimativa, senza andare a disporre dati sensibili, e vedere chi c'è che condivide la stessa nostra passione intorno a noi, in modo di favorire gli incontri anche di persona, sia magari per aiuti, consigli tecnici, riparazioni, sia anche solamente per trovarsi. Nella descrizione del video troverete il link. Chi non è già registrato, lo invito a registrarsi. Allora, tornando al nostro argomento, partiamo dalla velocità lineare, da quella, ossia dalla velocità che viene dichiarata dal produttore della stampante. Dunque, se il produttore stampante mi dice che la stampante va a 500 mm al secondo, a 600 mm al secondo e a 20.000-30.000 mm al secondo quadrato di accelerazione, non vi sta dicendo una bugia, si sta riferendo esclusivamente però alla movimentazione lineare in X e Y della testa di stampa a vuoto nel momento in cui non sta stampando, quindi la capacità della macchina di esprimere delle velocità di picco è la massima velocità che può esprimere in condizioni estreme in movimenti lineari. Quindi già raccontato così cambia un po' l'effetto che può avere questo numero. Diciamo che ci sono alcune osservazioni da fare per capire che questo dato non è direttamente proporzionale alla velocità della stampa. Primo, perché dipende molto anche dalla grandezza della stampa che stiamo facendo. Se volete farvi un'idea di quant'è l'impatto di questa della lunghezza, diciamo, della linea che dobbiamo produrre sulla velocità. Possiamo andare su Google, cercare RepRap Calculator, si apre una pagina, compare il blog di Prusa, dove c'è una pagina che ha un sacco di form che vi permettono di fare dei calcoli che possono essere utili all'interno del mondo della stampa 3D. L'ultimo in fondo è l'accelerazione, quindi andiamo a impostare un'accelerazione di 10.000, adesso vi spiego anche perché vado a mettere questi valori, e una velocità di 350 su una lunghezza di 200 mm. Allora, questi valori che ho inserito sono i valori di riferimento che prendiamo come riferimento perché sono quelli che raggiunge effettivamente la stampante, quella multicolore cinese più famosa del momento, della quale diciamo tutti abbondantemente parlano. Allora, il produttore dichiara che quella stampante raggiunge i 500 mm al secondo e i 20K, quindi 20.000 mm al secondo quadrato di accelerazione. E questo è un dato vero, ma come dicevo prima, sono delle condizioni limite. Quando vai a stampare, non puoi usare sempre quelle velocità e sempre quelle accelerazioni, altrimenti scassi la macchina. Infatti, se andiamo a guardare i profili dello slicer, al massimo vanno a 350 mm al secondo di velocità e al massimo a 10K di accelerazione. E per forza. Allora, se torniamo un attimo sul nostro bel grafichino che abbiamo qua, se dobbiamo fare una linea lunga 200 mm, quindi 20 centimetri, vedremo che la macchina dovrà partire da ferma, fare un'accelerazione che la porterà in qualche millimetro a raggiungere la velocità di 350 mm al secondo, la manterrà per quasi tutta la lunghezza della linea per poi decelerare e fermarsi. Benissimo, ma se noi dobbiamo fare la stessa linea lunga 20 mm, vediamo che le cose cambiano, perché vediamo che accelera fino ai 6 mm circa di spazio, lo spreca, diciamo, per accelerare, per arrivare alla velocità massima, per poi cominciare a decelerare circa a 13 mm,
e quindi scendere in prossimità dello zero. Sono calcoli indicativi, ma sono abbastanza precisi, insomma, sono abbastanza reali. Poi probabilmente la decelerazione sarà un po' più veloce dell'accelerazione, però insomma, vabbè, senza andare a guardare le frazioni, da questo grafico capiamo benissimo che su una linea di 20 mm, i millimetri che riusciamo ad esprimere alla velocità massima sono il 40% della lunghezza della linea. Quindi, se immaginiamoci di avere una stampa non necessariamente piccola, ma piena di linee strette particolari che si, dove l'utente deve cambiare di traiettoria molto, magari con angoli molto stretti in maniera frequente, vediamo che chiaramente la velocità non potrà mai essere quella, non potrà mai avvicinarsi a quella di picco dichiarata. Benissimo, e questo abbiamo chiarito, diciamo, un aspetto che è importante conoscere, che è importante conoscere per capire quanto dar peso al parametro della velocità lineare. C'è un altro aspetto che invece è più importante, che a parer mio è proprio fondamentale per capire quanto possiamo spingerci, che riguarda un dato che è la portata volumetrica, che tradotto in soldoni significa la capacità dell'estrusore e del materiale, diciamo, cioè quanto materiale riesco a depositare sulla mia stampa per unità di tempo, senza andare a compromettere i risultati della stampa stessa. Questa portata volumetrica dipende da più fattori, essenzialmente dal materiale, è il primo fattore, ma poi anche dalla capacità, diciamo, del feeder di spingere il filamento, dalla capacità del gruppo estrusore dell'hot-end, diciamo, di andare a sciogliere questo filamento, raggiungere quella fluidità che consente al materiale plastico di uscire e depositarsi. Quindi, diciamo, è tutto l'insieme del gruppo estrusore del materiale che dà che fa capire quant'è la portata volumetrica che possiamo utilizzare. Questo dato influenza tutta la stampa, perché se ho una stampante che è in grado di sviluppare 2000 mm al secondo di velocità, stampo una linea stretta e lunga 40 cm, quindi so che posso raggiungere la velocità massima, sicuramente posso anche mantenerla per molto tempo. Se il mio estrusore e il mio materiale non sono in grado di, se l'estrusore non è in grado di spingere il materiale e il materiale non è in grado di sciogliersi, una delle cose o entrambe, diciamo, non riuscirò a depositare la quantità di materiale sufficiente sulla stampa e quindi soffro di sottoestrusione. E la stampa viene uno schifo, se viene, perché probabilmente neanche esce. E questo, diciamo, è veramente un valore fondamentale, tanto che gli slicer, quando si va ad impostare la portata volumetrica, vanno a limitare la velocità in funzione di quello che è la capacità che ha la macchina di estrudere. Quindi, data la larghezza della linea, data l'altezza del layer, se io anche imposto una velocità limite di 1000, ma ho una portata volumetrica di 15, riuscirò a fare 135 mm al secondo, perché quello è il massimo. Ecco, lo slicer mi trarrà quella linea a 135 mm al secondo e punto. Quindi, diciamo, quel valore è, a parer mio, molto più importante della velocità lineare. Conoscendo questi due aspetti, adesso andiamo a vedere sullo slicer come si cambiano, come questi, diciamo, valori influenzano i tempi di stampa, e andiamo a cercare dei trucchetti o qualcosa per riuscire ad ottenere una stampa il più velocemente possibile e mantenendo una buona qualità. Come velocità di stampa, io non intendo la velocità in cui la stampante riesce a muoversi, intendo il tempo che ci mette a stampare. Meno tempo ci mette ad effettuare una stampa, più veloce sarà la mia stampante. Più tempo ci mette ad effettuare la stessa stampa, più lenta sarà. Concetto semplicissimo, ma ci tengo ad esprimerlo per differenziarlo dagli altri due concetti, velocità lineare e portata volumetrica. Passiamo allo slicer. Allora, prima cosa, visto che adesso io sto usando Orca Slicer, ma questo argomento può essere valido con qualsiasi slicer, ovviamente cambia dove sono i parametri, ma le cose sono sempre le stesse. Orca Slicer ci permette di fare una cosa molto importante prima di cominciare a fare tutte le altre verifiche: ha un set di calibrazioni che ha ereditato da Super Slicer, diciamo, che sono integrate. Nella tab Altro troviamo portata massima. Questa calibrazione è molto interessante perché ci permette di andare a capire, andare a studiare qual è l'effettiva portata volumetrica del materiale vero e proprio, no? Quindi andiamo del materiale dell'hot-end, sì, quello che si diceva prima. È un metodo sperimentale per ottenere in maniera
inequivocabile quella che è la massima portata volumetrica che ho se vado a fare una stampa di quel determinato materiale con la mia stampante. Punto. E, bene, adesso fino a qua niente di che. Noi vediamo che ci propone una stampa composta di una linea solo in base mode molto lunga in modo che possa esprimere sicuramente tutta la velocità e possa esprimerla in più punti. E semplicemente questa stampa che possiamo abbiamo passato un valore di partenza e un valore di arrivo. Se però ci spostiamo nello schema del colore relativo al flusso, vedremo che la stampa partirà da zero con un flusso bassissimo, quindi partirà di conseguenza anche piano per riuscire, cioè nel senso per riuscire a andare a depositare quel materiale che serve. E mano a mano va ad aumentare, mano a mano che la stampa si alza, diciamo, mano a mano che deposita materiale layer su layer, va ad aumentare la velocità. E di conseguenza deve aumentare anche il flusso per riuscire a andare a depositare la quantità di materiale necessaria. Infatti, vedete flusso volumetrico, millimetri cubi al secondo, flusso volumetrico, portata volumetrica sono sinonimi. E quindi noi vediamo che partiamo da un valore di 0 fino ad arrivare a un 25, che era quello che gli avevo impostato, se avete visto quando ho dato la stampa. Bene, si avvia questa stampa, la stampante comincerà a lavorare. Sicuramente i primi layer verranno benissimo, mano a mano che aumenta comincerà a non riuscire più a stampare, andrà in sottoestrusione, ci saranno dei livelli che si sgretolano, non ci sono più, a quel punto si può anche stopparla perché si è già arrivati al limite. Si controlla bene la finitura superficiale del materiale, attenzione, non solo se la stampante è riuscita a depositare il materiale, ma se vediamo che a parità che il materiale depositato è buono in tutti i casi, ma vediamo che la superficie è lucida, magari a un certo punto diventa opaca, anche se lì riesce a depositare materiale, il fatto che abbia virato, che abbia cambiato di colore, cambiato comportamento, vuol dire che abbiamo raggiunto un limite, diciamo, del materiale e non abbiamo più la garanzia che quel materiale si stia comportando come ci aspettiamo, perché magari diventa meno resistente, magari può delaminarsi, eccetera. Quindi, se vediamo che sta stampando, sì, ma ha un cambio dell'aspetto superficiale. Fino a lì noi sappiamo che il materiale tiene. Si misura col righello, col calibro, da lì in giù e si trova quello che è la. Oppure se il materiale è tenuto finché si delamina, fin dove l'ha stampato bene, insomma, cioè si vede ad occhio, si fa un confronto, un controllo proprio visivo per capire se fino a che altezza la stampa è venuta bene. C'è una formulina stupida che ti permette misurando, di andare a capire quant'è il flusso massimo che si può impostare, quindi quant'è la portata volumetrica di quel materiale nella propria stampante. Bene, detto questo, che era una cosa, un prerequisito molto importante, cominciamo a fare qualche prova per vedere come questi valori influiscono sulla stampa. Allora, io ho messo qua sullo slicer, vediamo una stampante di default di Orca Slicer, basata su Clipper, quindi già di base una stampante un po' reattiva, diciamo, però non prestante come quelle di ultima generazione, con un materiale un PLA generico che è impostato a 12 mm cubi al secondo di portata volumetrica, che potrebbe sembrare un po' conservativo, ma vi assicuro che ci sono molti materiali, soprattutto quelli economici, che raggiungono a fatica questo volume, e in più anche dobbiamo vedere gli hotend, perché un classico V6, non di quelli Vulcano, quelli orizzontali, diciamo, più di 15 mm quadrati al secondo, anche se abbiamo un materiale che può correre di più, ma millimetri cubi, scusate, al secondo non si riescono ad ottenere. Quindi quel valore di 12 non è neanche così tanto sottostimato. Con un'altezza layer di 0,2, le impostazioni standard con linea da 0,4, parete esterna da 0,4, predefinita 0,4, le altre, vabbè, vediamo, hanno poco, incidono poco. E la prima parte del video finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Lasciate pure dei commenti se avete delle domande o dei dubbi. E iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perderete le nuove uscite. E a brevissimo verrà caricata la seconda parte, dove andremo un po' più nel dettaglio. Vi ringrazio, ciao!